Oggi nel nostro percorso incontriamo Alfonso D'Urso, che è l'ideatore di questa splendida idea commerciale che poi è diventata un'idea produttiva estremamente particolare, che raccontiamo in altri video che siamo andati a realizzare, ma in questo momento mi interessa conoscere Alfonso più nella storia, diciamo. Alfonso, non mi entrare negli aspetti tecnici della pasta, perché quelli li andremo ad analizzare. Io voglio conoscere la storia, perché qui stiamo per proprio vogliamo parlare, conoscere, proprio raccontare uno storytelling di chi c'è dietro un marchio. In questo caso siamo all'interno del pastificio Graziano, nell'Irpinia, no? Siamo ancora nella zona clou. Tu poco fa mi hai raccontato un episodio estremamente interessante del dopoguerra, dove pare che qui ci fossero dei mulini e che passasse un po' il grano, no? Che arrivava da fuori, e questo è già un qualcosa di particolare. Ma mi ha colpito di te questa tua avventura imprenditoriale, che è nata solo da 6 anni, ma è già un successo commerciale, stai vincendo tanti premi. Cosa c'è dietro questo tuo avvicinamento in questo spazio, diciamo? Innanzitutto ti ringrazio per la visita, e ti ringrazio per darci l'opportunità di far raccontare la nostra azienda. Era nato tutto per... dovevamo fare solo un investimento e poi far continuare un'azienda, una piccola del territorio, a fare questa pasta. Alla Quindi fine, esisteva già questa... Esisteva un piccolo pastificio del posto, che poi faceva un altro tipo di pasta, pasta di qualità, ma pasta fresca. E noi pensammo di fare della pasta secca, quindi di fare un nuovo brand e di continuare su questo percorso. E quindi iniziò quasi, era un investimento, è iniziato come forma di investimento, però poi questa forma ci ha presi tutti. Vi ha appassionato. Ci ha appassionati, ci ha presi. Abbiamo fatto grossi investimenti e pertanto, causa di forza maggiore, siamo qui dalle 5 di mattina fino alle 6 di sera. Non è poco. Quando tu hai pensato questo, hai scoperto, perché tu sei residente qui, io sei sono residente nato qui. Sto nel settore, attualmente ancora nel settore della pelle, ho un museo della mia famiglia del 1780 della pelle, il papà di mio nonno già aveva la conceria e noi continuiamo su questo percorso di pelle. Delle pelle. E questo è un secondo lavoro che è diventato molto, ci ha assorbito molto più della pelle. La pelle facciamo facilmente, pure perché ormai, avendo il nome, certo, avendo una continuità, quindi è molto più semplice. Qui invece ci stiamo inventando, ci stiamo cercando. Ma io voglio sapere, Alfonso, quando hai pensato di fare questo investimento? Sei venuto a scoprire questa azienda che già esisteva, cioè cosa ti ha portato veramente a dire investo nella pasta? Ecco, cioè cosa hai venuto Guarda, a fare? Guarda, ti dico la verità, io più capivo, più vedevo come veniva fatta la pasta e vedevo i limiti che avevano, che erano facilmente oltrepassabili. Allora ho detto, posso provarci tranquillamente, so che forse ci metterò 4 anni, 5 anni, poi il Covid mi ha fatto perdere 2 anni, ma alla fine hai recuperato bene, abbiamo recuperato, perché possiamo dire che facciamo un ottimo prodotto, abbiamo il 30% del mercato, del nostro produzione la facciamo per gli Stati Uniti d'America, un 10% la facciamo per Tokyo e Germania. Quindi diciamo, lavoriamo per il 60% in Italia. Di te mi ha colpito, per questa prima conoscenza, primo acchito, mi ha colpito che sei un uomo di pubbliche relazioni. Mi vuoi raccontare un episodio che per te rimane importante? Perché qui ho visto le foto, ho visto tuo fratello con Berlusconi, ho visto il libro di Mike Pompeo. Cioè, mi sembri uno che comunque ci mette del suo, no? Da questo punto di vista. Cioè, a te mi sembra di capire che ti piace questo aspetto di poter avere rapporti. Guarda, no? Raccontami un episodio. Guarda, rispetto alla pelle,
dove ormai noi nell'ambito della rete ci conosciamo tutti. Abbiamo delle ottime relazioni, lavoriamo con i grandi brand, che non siamo qui, ma brand che fanno l'extra lusso, quindi siamo abituati a lavorare Ok, quindi con un certo target, e forse è proprio questo. Noi abbiamo, sembra strano, ma tutte le cose che avevamo nella pelle, cioè la prima cosa che abbiamo fatto qui è stata le certificazioni. Mentre gli altri le certificazioni le fanno dopo e le vanno a cucire cioè vanno ad adattarsi sul posto dove stanno, e fanno per esempio la camera per le trafile, la camera per... Noi invece, io sono andato prima da loro, da coloro i quali facevano le certificazioni, e ho detto: guarda, io devo fare un pastificio, cosa ho bisogno di fare? E quindi ho disegnato il pastificio in base alle esigenze delle certificazioni. Tant'è vero che abbiamo una doppia più, che sarebbe il massimo per la BRC, abbiamo il 99,87 per la IFS, poi abbiamo certificazioni kosher, halal, ma non tutti, sai, No, non tutti. fanno questo. Noi l'abbiamo fatto, non mi è servito, forse l'halal fino adesso non mi è servito, mi è Però ti servito più, servirà. però può Questo può servire. servirà E presto. quindi quando ti chiamano, io ce l'ho. Non hai bisogno Non di. abbiamo bisogno di... Ma noi l'abbiamo fatta già 4 anni prima, sta cosa. Non fa niente, vuol dire che per 4 anni abbiamo investito in questa cosa. E poi, alla fine, per questo dico, noi il know-how della pelle l'abbiamo, sembra strano, ma l'abbiamo portato sulla Quindi tu ti pasta. sei portato le tue pubbliche Le relazioni mie da lì, pubbliche perché poi relazioni da quando si lì. va sul food, Alfonso, Quando tu parli del lusso e parli del food, è molto è collegato. molto collegato. Però il food ti dà poi l'opportunità di conoscere, di avere maggiori conoscenze anche sul territorio. Sì, stringerla un po' di più. Stringerle un po' di più. Senti, Alfonso. Le nostre storie di Food Awards chiaramente potrebbero durare ore, Sì, perché potremmo infatti. parlare per ore, però mi incuriosisce sapere dove vuoi arrivare. Ma io, il mio scopo è quello di mantenere la qualità che faccio oggi, pensi che sto al 30% della capacità produttiva, e arrivare ad arrivare al 100% della capacità produttiva e raddoppiare le quantità Sminuire senza sminuire, non a discapito del... Questo però al follo lo dicono tutti, poi No, ma noi è difficile da lo facciamo, lo mantenere, sai, perché quindi hai da fare. stiamo facendo un altro stabilimento qui vicino, quindi ci crediamo in No, quello che perché il facciamo. fatto di pensare alla politica di quantità, no? Porta sempre il consumatore a pensare, vabbè, se producono tutta questa pasta non riescono a mantenere. Sai, però Quindi cosa diresti, no, a la chi la quantità pensa? non è, cioè ci vogliono strutture molto più grandi della nostra. Noi siamo grandi, ma rapportati a coloro i quali fanno qualità come noi, e quindi ci paragoniamo a loro, e quindi abbiamo gli stessi, forse doppio degli spazi, abbiamo macchine diverse, però non mi posso paragonare a colossi ma non partirei sconfitto. Loro comprano navi Immagino di di seta, grano, io compro un certo. camion. Quindi tu praticamente il tuo obiettivo finale è quello di poter mantenere la qualità sulla quantità e anche il prezzo rimarrà tale sulla quantità, perché Allora, lì è la svolta, no? Perché noi proprio con alcuni professori di economia dell'Università di Salerno, abbiamo deciso di fare un prodotto alto con un prezzo che si avvicina all'industriale. Io, se riuscissi a mantenere sempre lo stesso prezzo, e penso di farcelo, a mantenere sempre lo stesso prezzo che si avvicina all'industriale, ma con un prodotto di qualità, giocando molto sulle quantità che vado a produrre, quindi abbassando i costi con le quantità, io riesco a mantenere un prezzo che va forse al 7-8% in più rispetto agli industriali, ma avendo tutto un altro tipo di prodotto. Pensa che Cioè coloro i quali, i tutto miei competitor, stanno al 30-40% in più di prezzo rispetto a me, e hanno lo stesso, forse diciamo lo stesso, non voglio dire che siamo superiori, perché poi sembrerebbe, però. Tu l'hai provata la pasta?
Purtroppo no, perché noi dei Food Awards la provano i giudici, però a noi ci danno la garanzia i giudici, nel senso che ci dicono: guardate, quella è un'azienda che merita di vincere, tra l'altro voi prima partecipazione avete vinto, vedo il nostro bollino. E guarda, ti devo dire, il vostro marchio sta riscuotendo un buon successo. E non lo dico perché siete qui e perché stiamo parlando di questa cosa, ma non sai quante persone che hanno visto il logo, semmai che abbiamo messo su qualche pubblicità, dice: perché non lo mettete pure sul pacchetto di pasta? Certo. Come facciamo pure il gambero rosso, ad esempio, perché certo. Il gambero rosso abbiamo vinto tre formati di pasta e lo mettiamo su certo. Questi tre formati. Ci chiedevano proprio questa cosa, perché sta veramente riscuotendo un buon successo. Il nostro è un progetto, e qui concludiamo, così almeno faccio anche un po' di pubblicità per noi. Il nostro, come ben sai, non è un concorso tipico di prodotto. Il nostro è un progetto di azienda, cioè noi vogliamo premiare le aziende attraverso i prodotti, per permettere proprio quello che tu dicevi. Come sai, il nostro progetto non è un progetto economico nei confronti delle aziende, perché come tu ben sai da noi si paga solo la tassa di iscrizione, che è una sciocchezza, però diamo tutti questi supporti perché vogliamo promuovere il territorio, vogliamo aiutare le aziende a svilupparsi, ed è questo anche uno dei motivi perché il Ministero delle Politiche Agricole nel nostro primo anno di Food Awards ci ha accompagnato in questo. Allo stesso tempo i nostri sponsor, che sono primari come CRAI, Iveco, che ci danno l'opportunità di fare questo per voi. Quindi ti ringrazio di quello che tu dici, ci siamo scambiati un po'. State facendo in modo egregio, in verità. E ne ho riscontri, quindi ti ringrazio moltissimo. Quindi i Food Awards, le storie di Food Awards vanno avanti. Abbiamo raccontato la storia di Alfonso D'Urso, che è, sono sicuro, una bellissima storia che vedrete. E io avrei veramente tantissime domande da fare, ma purtroppo il nostro tempo è quello, quindi Alfonso, grazie mille. Grazie e a te, spero di rivederti a Milano per l'edizione e anche per i Campania Food Awards, che avete partecipato e chiaramente ci stanno dando grandi soddisfazioni. Grazie a voi per tutto.